Eccoci, benvenuta Maura Del Pero, grazie per aver presentato il tuo bellissimo vermiglio nella nostra sala Excelsior strapiena. E è stato un incontro molto bello e molto emozionante e approfitto del fatto che siamo proprio qui al cinema e per chiederti cosa rappresenta per te il luogo sala cinematografica. E il tuo è un film che insomma scava nella memoria tua, ma anche nella memoria che immagini appartenga nel ricordo, e quindi quali sono i tuoi ricordi della sala, i tuoi primi ricordi o i ricordi i momenti in cui hai capito che avresti voluto vivere questo luogo? Una bella domanda. Ma io guarda, per esempio, una serata come oggi sono proprio grata al pubblico per essere lì perché significa che sono usciti da casa loro, sono vestiti, hanno comprato un biglietto, sono organizzati, qualcuno avrà pagato una babysitter. Hanno fatto tutte quelle cose che vedere un film sul proprio divano non implica, e però con questo fare contribuiamo a mantenere questo rituale meraviglioso con la sala cinematografica. Per me è soprattutto un rituale, no? Andare al cinema, sedersi con delle altre persone che sono degli sconosciuti ma che di colpo condividono con te delle emozioni simili nel buio di una sala e quindi in qualche modo con una centralità del film per cui gli altri ci sono ma non li vedi, ma li senti respirare, influenzano le tue risate, i tuoi sospiri, cioè è davvero un luogo interessante. Sempre quando no, rimango, stiamo parlando di quelle sale belle, no? Ovviamente purtroppo negli anni poi sono create anche delle sale più così rumorose di popcorn, quelle un po' più così da intrattenimento, che invece ecco devo dire che io, in cui tutti parlano, lì invece mi indispettisco. Però insomma parlando di sale meravigliose come questa, niente, è bellissimo che continui ad esistere. Io l'ho scoperta relativamente tardi perché sono nata in una città dove c'erano pochissimi cinema e quindi il vero contatto con la sala l'ho avuto a 18 anni quando sono andata a Bologna a studiare. E io ho avuto la fortuna di trovare una città che ha una cineteca meravigliosa. E quindi ricordo ancora quando arrivava il programma della Cineteca a casa, che già nel mettere le crocette sui film che sarei andata a vedere era una gioia. E poi questo momento, no? Le luci che si spengono e tu esci dal tuo mondo, dalla tua realtà, entri in un'altra per magia. E devo dire che da quando ho iniziato a fare cinema, a volte mi sono proposta di analizzare i film. No, per capirli meglio, per imparare, soprattutto nei primi anni, e mi colpiva come soprattutto i film buoni, come dire, uccidessero questo mio intento alla radice perché entravo in questo mondo e mi dimenticavo ed ero lì, ed ero Certo. dall'altra parte. E ancora adesso, quando sei spettatrice, conservi lo sguardo spettatoriale o interviene lo sguardo da regista? Sai che per fortuna ancora la prima. Adesso, ovviamente, ecco, forse interviene da regista quando è bellissimo o bruttissimo. Allora, proprio bellissimo c'è proprio anche la meraviglia, no? Di dire, ma come ha fatto a fare? Voglio conoscere questo regista, cosa ha fatto? O quando è bruttissimo e dici Bastava fare così. Sì, ma neanche tanto no, perché non è che mi metto, beh, proprio che dici mamma mia, perché forse anche perché appunto conosci meglio e quindi capisci che effettivamente lì proprio non c'è stato un vero approfondimento, ecco. Senti, a Venezia, ritirando il premio che hai ricevuto, hai fatto un discorso molto bello. E in poche parole hai toccato temi enormi, dal finanziamento pubblico al ruolo delle donne che lavorano e che sono madri e diventano madri. E, da giovane donna ascoltarlo è stato molto emozionante e molto importante. Ti ringrazio personalmente, ma ti voglio chiedere, è un tema che tu, lo dicevi anche poco fa, hai già indagato nel tuo film Maternal, e quindi che hai approfondito anche prima di diventare tu stessa madre, e ti chiedo come un tema indagato prima analiticamente e emotivamente, ora tu lo possa affrontare con l'esperienza di essere madre, se questa esperienza è entrata nel tuo lavoro. Ma
Allora, innanzitutto, come premessa, ti dico che a quel semplicissimo discorso che ho fatto nella presentazione, proprio poche battute, ma ho capito che ho veramente intercettato una questione, ho toccato un nervo scoperto perché a quei giorni ho seguito veramente tante comunicazioni di gratitudine, grazie che hai parlato di questo, ho sentito che. Perché intorno a me lo avevo sentito e nel mio piccolo, ma ho capito che effettivamente è un problema sentito fortemente e che ha generato e sta generando sofferenza, perché altrimenti non si spiega questo, no? Perché ho detto cose molto piccole, però è stato proprio grazie, no? Come se ci fosse stato finalmente un dare voce Sì. a una questione che è veramente troppo taciuta. Ma guarda, io da una parte mi sono chiesta, perché effettivamente quando ho scritto Maternal, non ero madre, e poi il pubblico spesso si è stupito che non fossi madre, no? Dice, ma che strano, ma hai trattato, no? Se sembrava che tu. Io credo che sia più una questione di una sensazione che hai dentro e che ovviamente si espande quando poi questo diventa realtà. Però era forse una questione che io sentivo urgente e che mi chiamava e quindi c'era già in nuce talmente tanto che probabilmente è semplicemente un'evoluzione di una stessa cosa. No? E adesso la differenza, sai, anche banalmente che sono diventata più fragile. Per cui prima forse ero più capace di distanza, per dire, ecco, per esempio ho scritto, vabbè, un piccolo spoiler, però tanto non è, avevo scritto la scena della morte del bebè prima di diventare madre e dopo da madre ho spesso pensato, per fortuna che l'ho scritta prima, perché forse non sarei stata, non avrei avuto la forza di scriverla e avrei Certo. perso una parte importante del film, ma Certo. forse proprio da madre. Appunto, una bimba piccola, piccola, forse non ce l'avrei fatta. E poi mi capita, per esempio, che ovviamente il mio film non mi genera più nessun tipo, no, nel senso, anzi, non stufa di vederlo, però la scena finale, che invece qui non spoilerò, però con Lucia e la bebè. E ecco, quella mi stupisce come io devo comunque sempre un po' trattenere la lacrima, cioè. È proprio che ovviamente la maternità mi ha messo in una condizione emotiva, così, un nervo, un cuore più aperto. Anche perché poi l'esperienza della maternità ovviamente la fa chi diventa mamma, ma noi la viviamo tutti e tutte nella maternità della nostra mamma. Certo. Quindi la maternità è una cosa che riguarda tutti noi che scegliamo, no, di avere figli, che siamo, no, uomini e donne, e quindi il modo in cui hai dato voce alla maternità, come proprio rendendola una cosa che ci accomuna tutti e che condividiamo tutti e che non è divisiva e non riguarda pochi ma tutti. Questa cosa è bellissima e credo che il discorso che dici, devo aver toccato un nervo scoperto, è esattamente questo, è il far realizzare alle persone che non sono giustificati, esclusi, ma che sono tutti coinvolti. È Guarda, stupendo. hai detto parole sacrosante che quasi non meritano commento. No, ma è proprio questo, no? E devo dirti che questi ultimi due film è successo, adesso questo film è appena uscito quindi ha avuto poco pubblico, ma è già successo, ed è successo varie volte in Maternal, che qualcuno del pubblico mi dicesse, ah grazie a questo film, adesso vado a casa a ringraziare la mia mamma. È vero, è vero. E ho trovato che fosse bellissimo, che potesse essere uno stimolo a riconoscere anche con una relazione che diamo per scontata, no? E che Certo. invece, come dici, no? Ci accomuna tutti e quindi è una questione. Grazie, A te, grazie grazie davvero. mille.